Ora te lo fa vedere io, che Valeriano. Quando affronto le salite mi sembra di essere il padrone del mondo. Sento i pedali che mi si incollano ai piedi e divento una cosa sola con la mia bicicletta. Io e lei, sulla cima del mondo. Mi piacciono le salite, più delle discese. Perché in discesa i pedali ti possano ingannare. Devi stare attento, li devi controllare e colpire al momento giusto per andare più veloce. In discesa la bicicletta ti sfida. Come se la tua vita dovesse stare in equilibrio su quelle due ruote e tentenni, sbandi, rischi di cadere. L'unico rimedio è lasciarsi andare, non pensare. Come ora, che sono stato costretto a scendere dalla bicicletta. Devo imparare a stare in equilibrio. Chi? Si ricorda, l'amico di Coppi. Ah, il raccomandato. Lo faccio entrare, sì. Venga, signor Pazzini. Grazie. Venga, si comodi. Buongiorno. Buongiorno. Si metta pure là. Sa di cosa si tratta? Veramente no. È la prima volta che fa un provino? Sì. Bene. Deve seguire le mie indicazioni e fare solo quello che le dico io. Bene. Cominciamo subito. Cominciamo con una faccia neutra. Neutra. Il più normale possibile. Ora guardi verso destra e lentamente verso la sua sinistra. Sì. Ora in basso a destra e poi rapidamente in alto a sinistra. Lo rifaccia. Ora mi guarda in macchina e mi fa uno sguardo cattivo, aggressivo. Sorrida.
col ridere. Ora fermo così, lei è un gangster. Per me può bastare. Già finito. Senta Falsini, ma lei perché vuole fare il cinema? E fosse per me non l'avrei fatto. E stavo Fausto a dirmi di venire qua. Sai, io corremo in squadra con lui. Poi per problemi di salute sono stato costretto a smettere. E allora sono qua. Gli ha fatto compilare la scheda? Per ora ho solo il nome. Valerio Falsini. Valeriano. Valeriano Falsini. Fausto mi chiamava Valerio. Cioè, a dirla tutta sarebbe Valeriano Falsini, detto il pentolaio. Il pentolaio? Sì, pentolaio. Perché? Perché mio babbo vende i pentoli, i cocci, i tegami, e io da ragazzina andavo a lavorare con lui, quindi lui lo chiamava così. Vai, Bellino, su! Pentolaio! Vai, Bellino, vai! Stamattina non sei raccattato Pallino. Babbo! Che c'è? Senti, ti volevo dire. Dillo! A me fai il pentolaio, mi garba mia tanto. Come sarebbe a dire? E perché? Guarda stamani, ma a mercati c'ho un sacco di clienti. Non so, mi garberebbe fare qualcos'altro, magari c'ho a figline. Si starà a vedere, Per intanto tu vieni con me. Io ho bisogno che tu mi dai una mano. Se siamo un due, viene tutto meglio. Non te lo vedi che il tuo è da retta più a te che a me. E poi si va in giro. E se conosci un sacco di gente, tu vedrai. È un bello visto. A me fai il pentolaio, mi garba. Sta Armino, figliolo, Per ora si fa come dico io. Per ora? Vai, su, Bellino, vai! Vai, su! Vai Bellino, su! Vai! Su! Su! Valeriano, non torna a cena? Mamma, io ho fame. Anch'io. Te lo stanno per ieri? No. Ma troppo in suo comodo il ragazzo. Ti dà la minestra, vai. Da domani inizia a lavorare a figline dei Morandini. Vuoi fare l'elettricista. Dai, mi presta la bicicletta. Almeno fa prima di arrivare. Sì, ma sta attento a cascare, Babbo, dai un po' d'acqua. Thank you.
Bravo ragazzo. Ma lo sai tu c'hai una bella pedalata, davvero? T'ho visto sulla salita di Castelnuovo, bravo. Andiamo ragazzi, è tardi. Sì, occhio a furia. Senti, ma tanto tu vieni? Dai, ma fa sì. A me tu mi sembri fresco come una rosa. Ma che va in bicicletta te? Certo con bicicletta, se venisse a piedi dai matassino sarebbe un problema. Ascolta, non lo fa allo spiritoso. Intendevo dire se tu fa le gare. No, però mi piacerebbe farne, perché? Ma se tu vuoi io ti posso dare una mano, eh. Piacere, Isonzo Sorbi. Io corro con gli amatori, eh. Valeriano Falsini, per me andare in bicicletta è la cosa più bella che ci sia. Bene, allora senti, si fa così. Dopo il lavoro si va insieme a allenarsi e ti spiego tutto io come fare, va bene? Va bene. Dai, andiamo a lavorare, vai. E no c'è il baffino là. Posso per cambiare. Baffino. Isonzo Sorbi. Quando cominciai, era lui che mi iscriveva alle corse. Lui lo sapeva, io ero più forte di lui. Infatti, un povero ragazzo, lui una corsa l'ha mai vinta. Però quando vincevo, gli era contento, come se gli avesse vinto un po' anche lui. Poi mi facevano uscire le ragazze. All'incisa, io non riuscivo a fare la roba. Salve. Salve. Buongiorno. Sto cercando il principale. Dovrebbe essere là. Prego, prego. Grazie. Ehi, Valeriano. Ma che l'ha visto lui? Quella non è perfetta per te, la c'ha anche la bici. Bellina, bellina, eh. Per quanto ti butti, Valeriano? Buttati. Occhio alla forna. Buongiorno. No, signorina, non la va. Non l'ha visto che c'è qui. Questo è un campione della bicicletta. Ah, davvero? Sì, lui la si segna il nome, Valeriano Falsini. La prossima volta che fa una corsa, la lo vado a vedere. Se non ho di meglio da fare. Arrivederci, campione. Arrivederci. Campione. La bella è conquistata. Bruttini! Sei venuto anche te a vedere come va forte il nostro Valeriano. Lo volevo vedere con i miei occhi. Tu l'hai visto, vai, vince sempre lui. Grande pettolaio! Bravo! Non sei vinto perché corro con voi. Buon questa bicicletta, ben via, andiamo. Oh, non ti arrabbiare, andiamo Valeriano. Fratello è venuto a vederti. Buonasera, signorina. Mi chiamo Maria Pia. Io sono sempre Valeriano, eh. Piacere. Sei venuta in bici? Sì. Senti, se ti posso fare un pezzettino di strada insieme? Boh. Dai, fino a casa. Dai. Va bene. Oh, noi ci si vede lunedì. Vai, oh, vai, 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 bravo, bravo, bravo. L'ha detto, non uschi sull'apo. Dopo quella gara, quei ragazzi e mi architettarono uno scherzo, che tra poco ci resto secco. Loro e quel bischero di mio zio c'era anche, capito? Che scherzo? No, grazie, un fumo. Insomma, lo scherzo è vero. Io sono stato tornando a casa, no? Di fronte a casa mia c'è una cobra, diciamo. Qui dal concorso non ci sta attaccata la polvere. Sì, e la fena anche, non ti preoccupare. Non si fa male, con questo. È bella. Questa lei è un gioiello. Oh, e gli arriva, gli arriva! Vai, 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 vai. Nascondila, vieni. Oh, zio, che te ci fa qui? Babbo! Valeriano. Ma che
cascare. Sono fermo, dove tu vai? Lasciamela a me, ferraccio. Te tu sei bravo, tu sei un bravo corridore. Luven c'è anche con questa, no? Sì, certo. Però con quei ragazzi si pensa che forse è meglio se si fa un cambio. Sì, eh? Valeriano, questa non è giusta per te, non è buona. Che cambio? Non lo so, che sa fare sto cambio? Vai, si fa. O vieni col cambio, vai! Da, ha visto pollo? È la tua bicicletta da corsa questa! Ma dove l'avete trovato? Come non la sei trovata? E lei è il nostro regalo per te, tu vinci di sicuro con questa. Ma che sa quanto è la hosta? Ascolta me, e te lo dico io, me le andà. Le è venuto da noi in reparto il principale della Valle di Prato e ci voleva vendere le biciclette a rafe per andare a lavorare. Allora il nostro capo gli ha detto, noi e ti si compra le biciclette, ma te e tu ne regali una da corsa ai falsini, capito? Si è fatto l'acquare. Questa è troppo per me, questa la va da sola, io devo pedalare. E bene tu pedala anche con questa. Te ragazzo, ti ha trovato dei grandi amici qui. È bellissima. Ed è vero, ma oggi ho una sorpresa anche io per te. Ed è venuto l'ingegner Baldini, quello dell'incisa, quello appassionato di ciclismo. E ti prenderebbe in squadra con lui. Io ho accettato. Che sei contento? E sono contento. Ma ti ha deciso tutto te. Oh, vai, bravo. Vai. Se possiamo in piedi tutte e due. Oh, Valeriano, che ci fai qui? Finalmente t'ho trovato, è un po' che ti cerco. Ah, come? Perché? Perché ti volevo fare questa. Ah, l'è una bicicletta. Su questo non ci piove. L'è una bicicletta da corsa, non è una valì, tutta nuova per me. Me l'hanno regalata i miei amici. Sai, ora corro a Rincisa nei dilettanti. Ah, sono contenta per te, Valeriano. La prossima gara che vinco la dedico tutta a te. E senti, Mario, vo' a casa se non fa tardi. Sarà meglio. Arrivederci, signorina. E la stia attenta a cascare lei ora. Ora vede male corse. Valeriano, io non so. Maria Pia, non importa, e lo so io. Questi sono per te. Oh, grazie Valeriano, sono così belli. Sei te che sei bella. Oh, Valeriano, tu sei così. Lo sei sudato. Ti voglio bene, Maria Pia. Anch'io ti voglio bene. Bravi! In quei giorni mi sembrava di toccare il cielo con un dito. Les enfants qui s'aiment ne sont là pour personne. Ils ont ailleurs bien plus loin que la nuit, bien plus haute que les jours, dans les blossantes clartés de leur
premier amour. Eh? Prefer. È una poesia d'amore. Vabbè, fatto sta che le sorprese ancora non erano finite, perché dopo quella vittoria mi organizzarono una festa, una gran festa. E a organizzarla fu il Losi. Chi era il Losi? Lazio Losi, lei era il patron dell'Aquila di Montevarchi, una squadra di dilettanti molto importante, e gli organizzò questa festa per me, per i Falsini, l'organizzò. E c'erano tutti, c'erano anche gli altri ciclisti. Ascolta Falsini, se ho voluto fare questa festa non è certo per buttare via quattrini. Voglio che tu vieni a correre per l'Aquila. Ascolta, vogliamo rifare la squadra. Abbiamo pensato a te come pezzo da 90. Tutto deve girare intorno a te. Ti si mette insieme migliori gregari, ti si segue ovunque, pure le tappe più lontane. Lo so, Losi. Che c'è? Ci ho già parlato con tuo babbo, è d'accordo. Allora, se tu accetti, si va avanti questo progetto. Altrimenti si butta tutto all'aria. 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 All'aria andò. Ci sto. E bravo Falsini. Vieni, ti faccio sentire un'orchestina che abbiamo trovato. Sono bravi, eh. Faranno strada questi. Sì. Vieni. Forte che suona con un stemma arreda. Una cuculella che vi si era aizzata. A se scappano una vettulera, come lo vuoi sapere, fa guardare. Tu vuoi fare l'americano, americano, americano, senta me chi tu papà. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, poi lo sento disturba. Valeriano, ti sto facendo un maglione di lana per quando è inverno e freddo. Davvero? Sì. Tu pensi a tutto te, eh? Io penso a te. E tu? Io? Certo, io penso sempre a te. A me basta? Certo, io penso sempre solo a te. Oddio, ce ne sarebbe anche qualcun'altra, eh? Come? La bicicletta. Brutto. Squadra.
bambini! Che c'è, tuo babbo? Babbo! Che c'è? Buongiorno, signor Lodi. Che c'è, Alfonso? Sì, sì, venga, venga, passi. Lasciate stare la macchina, vuoi andare? Allora, mi ha contattato Girardengo. Mi ha detto che per la sua squadra c'ha bisogno di un passista scalatore che faccia da aggregare velocisti. Sapete, c'è Vastenberg in squadra, il campione del mondo su strada. Valeriano sarebbe l'uomo giusto. Aiuterebbe i velocisti nelle corse in pianura. E nelle gare di montagna avrebbe via libera. Insomma, lui sarebbe disposto a prenderlo con sé. Che ne dite? Io Dio ci ha visto bene. Valeriano non solo di bravo, ma di uno che sa soffrire. E di affidabile al 100%, non è vero, amabile? Non perché gli è mio figliolo, ma gli è proprio bravo. Certo. Tellosi, tu gli dici al signor Girardengo che il Falzini può firmare il contratto. Bene. Allora fissiamo per andare a Alessandria, per la firma. Fissa, fissa. Un brindisi a Valeriano. A Valeriano. A Valeriano. Così... io, il mio babbo e il Losi si salì a Alessandria per firmare il contratto. €80.000 al mese per 10 mesi. Ti puoi ritenere contento, vero signor Alfonso? Per far così questa cifra un operaio ogni ci vuole 5 mesi. E io che volevo facessi il pentolaio come me. Ma non ti do retta, babbo. Dove devo firmare? Qui, qui e qui. 3 firme. Sono diventato importante, babbo. Guarda, non ti montare la testa. Pentolaio. E questa, Valeriano, è la tua nuova maglia. Mi raccomando, fanne onore. Valeriano, questi sono per il disturbo. Grazie. Grazie, signor Girardengo. Oddio! Ciao Valeriano. Ciao Ale. Senti, ti devo dare una cosa importante. No, io ti devo dire una cosa importante. Anch'io te la devo dare una cosa importante. No, ma la mia è più importante. Dimmi. Vieni qua, vai. Vai. Sono passato da professionista, non sei contenta? Sì, sono contenta. Però ora tu va lontano e io... Io cosa? Omar, io starò via per le gare, per gli allenamenti, ma quando mi libero da questi impegni torno a casa. Ci si può vedere. Senti, Valeriano, i miei genitori sono contrari. E non vogliono che mi fidanzi con uno che fa il ciclista. Io noi queste cose non sanno mai se le vanno bene o male, che non è sicuro. Ascoltami bene, bambina. Io alla bicicletta non ci rinuncio. Mi capita questa fortuna, me la lascio certo scappare via. Maria Pia, io ti voglio bene. Ma se anche a te tu mi vuoi bene, tu mi devi lasciare andare. Capisci? Questo è il mio sogno. Il mio sogno sta per diventare realtà. Valeriano, io ti do tutte le ragioni del mondo, ma... a casa mia mi farebbero la guerra. Mi spiace davvero tanto. No, Mari. Non mi puoi chiedere di restare. Questa è la mia occasione. E poi tu lo sai quante gare ho fatto, quanta fatica, quanti sacrifici per arrivare fino a qui. Per me la bicicletta è tutto. E io? Addio Valeriano. Buona fortuna.
guarda, di qua si fa così. Così, va. Tu bravo, io no. Ma che dici? Dico vero. Ah, Ricchio, tu sei un testone. Sì, sì, io testone. Falzini, tu va forte in salita. Tu, ritmo di gara. Andiamo Ricchi, si va a vedere giù a cartelli della Bianca. Tu Valeriano, ritmo da gara, troppo forte. Io sono stanco, vado a letto. Ma non niente, vacci sulla. Che bello passato passo. Scusate, è che mi sembra di essere ai bar al Matassino. Matassino? Dove sarebbe questo Matassino? In Val d'Arno, vicino a Firenze. Ah. Sesto Coppi, fratello di Fausto. Sì, in persona. Piacere, Valeriano Falzini detto il pentolaio, io sono con la Girardengo. Bene, bene. Senta, vado a fine di giornale, volevo chiedere una cortesia. Sì, volentieri. Grazie. Ora, Fausto è col massaggiatore, sento che possiamo entrare. C'è Selze. C'è Falzini qui fuori, lo faccio entrare? Vai, vai. Vieni Falzini, possiamo entrare. Buonasera, signor Coppi. Chiamo Fausto. Chiamo del tu, fra ciclisti non si fanno cerimonie. Dunque tu saresti Falzini? Sì. Mi hai detto qualcosa di te, Cavanna. Oh. Dice che in salita vai come le schegge. Ma no, io... Come ti chiami? Valeriano. Posso chiamarti Valerio? È più veloce. Sì, si faccia pure. Dammi del tu, siamo fra ciclisti. Io sono un tuo grande ammiratore. Anche se sono toscano e dovrei fare per Bartali. Nostro ginettaccio. Senti, io vorrei chiederti un favore. Se magari si poteva fare qualche allenamento insieme. Per me non ci sono problemi. Parlane con Serse e fissa con lui, d'accordo? D'accordo. Grazie, Fausto. Ciao, Valerio. Vai, andiamo. Vai, vai. Fausto. Fausto. Questi toscani, eh? Vai, lì. Lì dov'è? Questo. Questo. Okay. Bravo Falzini, non perdi un colpo. Se continui così vedrai che avrai delle belle soddisfazioni. Se lo dici te ci credo davvero. E perché non ci dovresti credere? L'importante è essere costanti, Falzini. Non perdere mai di vista che anche se sei bravo, devi continuare ad allenarti sempre, tutti i giorni. E non devi mai scoraggiarti. Allora Franzi, l'hai risentito l'ingegnere Costa? No, ancora no. Ma non era lui che aveva quel contatto per quel settimanale in Svizzera? Sì, ma ancora non ho saputo niente. Bell'uomo, eh? Più che bello, affascinante, direi. Ah. Ora tutti mi chiamano il campionissimo, ma sapessi quanta fatica c'è dietro un'impresa sportiva? Ah, io non ho paura di durare fatica. E poi, per me la bicicletta è la cosa più importante. E le donne? C'avevo una ragazza in mio paese, ma ci siamo lasciati, meglio non parlarne, ma... Giulia, ma quello non è Coppi? Sì, sì, è lui! Fermati, fermati! Voglio vedere se riesco a farmi dare un'intervista! Signor Coppi! Signor Coppi! Che fortuna averla incontrata. Francesca Marino, Corriere della Liguria. Posso chiederle un'intervista? So che vi state preparando per la Milano-Sanremo e quindi volevo... Signorina Bella, io adesso mi devo allenare, non posso perdere tempo con le interviste. Via, faremo prestissimo. La prego. No, nessuna preghiera. Piuttosto intervisti lui. Guardi, è un mio amico.
Una giovane promessa. Sentirete parlare molto presto di lui. Ah, sì? Oh, sì, sì. Piacere, Francesca. Scrivo per il Corriere della Liguria. Piacere, Valeriano Falsini. Io ne scrivo, io con bicicletta. Allora, quando ci possiamo incontrare? Le va bene lunedì prossimo? Boh, sì, credo di sì. Mi dica dove, però. Non lo so, magari... Falsini, sbrigati! Non lo so, mi dica dove, all'albergo, va bene. La camera 18, per favore. Buonasera, signor Falsini. C'è una signorina di là nel salotto che la sta aspettando. Ah, grazie. Prego. Ah! Buonasera. Si ricorda? Di che? Intervista. Sono la giornalista. Ah, sì, certo, scorsa. Sì. Possiamo metterci a sedere? Ora? Sono venuta apposta per lei. Ah, sì, certo. Ah. Prego. Grazie. Dunque, Valeriano Falsini, dico bene? Sì, detto il pentolaio. Perché il pentolaio? Come perché? Perché mio babbo vende pentoli. Ah, il pentolaio. Correrà la Milano-Sanremo domenica prossima? Così dice. Vedo che sta con Girardengo, ma come mai si allena con Coppi? Beh, diciamo che qualche volta si fa il percorso insieme. Ah, fate il percorso insieme. E cosa si prova a correre insieme al campionissimo? Cosa provo ad allenarmi con Fausto? A correre con Fausto è come avere le ali su pedali. A correre con Fausto si dura anche meno fatica. Mi parli un po' della sua vita? Di Fausto? No, della sua. Ah, della mia. La mia vita è tutta per la bicicletta. Non è fidanzato lei? No. Come? Un bel ragazzo come lei? Non ci credo. Io sì. È simpatico, sa? Bene. Domenica verrò a vederla a Sanremo. Se le fa piacere. E a te no? Sì, certo. In bocca al lupo, allora. Stenberger mi ha fatto proprio un bello scherzetto, con un velocista come lui, proprio Bartali doveva vincere. Dai Fausto, ce l'ha per un'altra volta, non ti arrabbiare. Ciao Vale. Ehi, da dove sbucchi? Te l'avevo detto che sarei venuta, sono di parola io. Perché ti dispiace? No, niente affatto. Ah, allora sei contento di come è andata? Ma insomma, poteva andare meglio però. Ti va se prendiamo un caffè insieme? Beh, mi dovrei cambiare. Veramente stai così bene vestito a ciclista. Sì, sono tutto sudato, faccio schifo, dai. A me piace così. Perché non ci vediamo stasera? Passo a prenderti io. Ma veramente meglio se sto in albergo. Passo io, non farti aspettare. Bello qui. Ti pare? Certo che mi pare. Mi verrebbe voglia di fare una bella nuotata. Magari d'estate, no? E poi il mare è sempre bello. Da queste parti ci sono dei panorami mozzafiato. Tanto di fiato hanno spiegato poi oggi, eh? Voi toscani siete sempre così spiritosi? Diciamo che fra tutti i pregi che abbiamo c'è anche quello, sì. E i difetti? I difetti. Quanto sono? Che difetti? Io li vedo questi difetti, sinceramente, aspetta, controlliamo. No, non c'è difetti, qui nemmeno, quindi insomma, sembra.
della bicicletta? Anche, ma è soprattutto la Milano-Sanremo. La reginetta di bellezza, potremmo dire, fra quante corse il calendario internazionale si vanti di annoverare. La classicissima d'apertura della Gazzetta dello Sport precede di 2 giorni la primavera. E stagione non ha mai avuto un araldo così vivace, così gioioso. Dalla periferia di Milano, lungo la strada che ha dal Naviglio, già vola la caravana pubblicitaria ad avvisare i tifosi. È partita la Sanremo. E Pavia, che specchia le sue torri nel Ticino, volge l'occhio sul Ponte Nuovo, che è un lunghissimo plotone di concorrenti. Alla Milano-Sanremo c'era anche il Falsini. Sì? E ora corri il giro della Toscana. Quando? Ora, aprile, il 16. Ha sentito Maria Pia? E a me che me ne importa? Andiamo, via Teresa, si è fatto troppo tardi. La signora? Era una donna perché ti di mattone. Esci. E questa? Te sempre una fortuna. Oh, che c'è linea? Buongiorno. Vai, vai, Falsini, le libero. Losi, sono Falsini. Ciao. Senti, ti do un piacere. Ho bisogno di te domenica prossima. Sì, c'è il giro della Toscana e mi sono iscritto. Siccome è la prima gara in Toscana, da professionista ci voglio essere. Se... No, Girardengo no, non c'è. Vabbè, ma me ne importa. Senti, ho bisogno che tu mi dia una mano, perché sono da solo. Sì che tu mi devi portare un meccanico, le ruote di scorta, Va bene? Vai, ascolta. Ah. Perfetto, allora alle 6 la mattina domenica è in piazza Figline, va bene? Sì, ascolta, dillo anche a questi ragazzi, va bene? Almeno vengano a farmi il tifo, dai. Vai, a domenica, ti ringrazio Losi, Ciao, ciao Losi, ciao. Oh, allora, domenica mattina alle 6 in piazza Figline, va bene? Beh, con Girardengo? Ma... No, non c'è Girardengo, ma non me ne importa. Ho chiamato il Losi. Ah, c'è il Losi, va bene. Venite a darmi una mano, Si fa un po' il tifo. Bravo, va bene. Va bene, va bene. Amico. Senti, con te? 30 lire. Vieni, mettici anche il caffè per i sonzi. Bene. Vai. Grazie, bellino. Come si dice in questi casi? Auguri. No, si dice nulla. Forza pentolaio. Qualcosa fammi dire. Tu l'hai detto. Oh. Allora, grazie. Oh, a domenica, sonzi. Va bene, Valerino. Ciao, Falsini. Ciao. Buona. Andiamo ragazzi, che non fa un casino. Ho capito, Antonio, avevamo detto. Buongiorno, Gli all'impermeabile. Vabbè, brigati, dai. Bisogna, ci ha pensato te, Panini, sì. Sì, sì, sì. Andiamo, Antonio. Grazie. Vai. Mi sono accorto. Andiamo, ragazzi. Andiamo. Maledetto il giorno. Si partì dalle cascine. C'era qualche nuvola, però nulla di che. Si cominciò la corsa. Dopo pochi chilometri cominciò il diluvio. Dall'inizio alla fine, 300 chilometri sotto l'acqua. Il problema è che io non avevo la squadra, non c'avevo l'assistenza. Gli unici erano questi ragazzi che mi seguirono durante la corsa, ma cercando di fare il possibile. È lui, guarda. Che... Si chiama? Fermo. Ha forato. Aspetta. Fermati. Cazzo! Ha forato? Ho forato davanti! Veloce, se no gli ferto, dai, veloce! Valeriano, tu stai sicuro? No, si vuole arrivare a fondo, dai! Se vuole ritirare tutti, ti vuole ritirare te! Dai. Vabbè, dai, veloce, vai! Non sai che fare, ma fermo, lascia fare più! Ma che cazzo, Giorgio! Vai! Va sicuro. Ti è testone il lei, non si rifina, sai.
come tu stai? Beviamo un altro panino! E un ce n'è più! Ma quelle panine, te l'ho detto, era l'ultimo! Valeriano, da retta, molto in mano! No, no, no! Valeriano, abbi pazienza, di Silenzio, va bene? E t'hanno staccato, ven via, dammi retta, Valerianino, andiamo! Valeriano! Ci arrivo! Le duro come le pigne, le duro! Dobbiamo andare a recuperare, quello non è arrivato. Gli effrati ci arrivano. Ma come non c'hai un botto ancora? Dammi un botto. Sì, ma che sogno, dobbiamo andare lì. Gli porto questo. Vai, vai. Si passa dall'altra strada, andiamo dentro. Ecco, circolare. Circolare. Valeriano. O te? Sono venuta a casa della mia zia, la sta qui vicino. Poi ho visto la corsa. Tu sei tutto fradicio, non ti fa freddo? Parecchio. E sto a cercare il Losi, però ci siamo persi, non lo so dove. Se vuoi puoi venire con me a casa dalla zia, così puoi asciugarti. Magari. È qui vicino. Di qua? Sì. Che questo la farà tornare in sé. Grazie. Poi le facciamo un bellissimo tè caldo caldo con parecchio zucchero. Un po' di biscotti li vuole? Ma senti, sono un disturbo, perché un po' di fame ce l'ho. Ma che disturbo. Oh. Ecco qua, la ne mangi quanto ne pare e quanto ne vuole senza tanti complimenti. Grazie. Vieni, ci andiamo a preparargli il tè. Dunque... Il tazzo. Sì, è bella grande, l'ho fatta apposta. Dunque lei sarebbe un amico di Maria Pia? Sì, eravamo molto amici. Ah sì? Perché ora non lo siete più? Sì, sì, però è che io sono via e ci siamo un po' persi di vista. Ah, certo, capisco. Peccato. Già. Ti sei asciugato? Sì, grazie. Ora mi rivesto. Però non c'ho vestiti. Ci sarebbero quelli di mio marito. Ah. Vai Maria Pia, vai a vedere di là nell'armadio. L'ho ancora levati i vestiti del tuo povero zio. Zia, perché non viene anche te di là? Ah, sì, sì. Vai, mi danno vestito un morto. Piero. Certo, certo, Piero, Piero. Questi dovrebbero andare bene, no? Bello zio questo gilet. Sì, starebbe bene anche a Piero. Piero? Il suo fidanzato. Ah, sei fidanzato allora? Ah, non novola, si sposa. Ah. Auguri. Auguri vestiti. Quella notte ero stanca, agitato. E poi c'erano queste fortissime fitte alla schiena. Magari anche un po' al cuore, no?
Fa male la schiena, mamma, mi fa tanto male. E tu conosci? Ma se ti eri fermato con tutta quell'acqua, eh? Sta zitta, mamma. Sta zitta. Vede, signor Girardengo, il ragazzo ha contratto un'artrite severa, per cui quando è sotto sforzo i muscoli si infiammano e causano un grande dolore. Capisco. E cosa dobbiamo fare allora? Se ci fosse stato qualcuno quando ho preso tutta quell'acqua. Sì, Valeriano, hai ragione. Ma vedrai che il dottore saprà ben lui come curarti. Vediamo. Intanto cominciamo con delle infiltrazioni paravertebrali, delle punture qui. Poi rimarrà ricoverato qualche giorno, così lo tengo sotto osservazione. E poi, piano piano, riprenderà gli allenamenti. Siamo intesi? Intesi, intesi. Giorno. Buongiorno. Pare. Corinna. Guarda un po' qui. Mamma ti manda questo dolce. Buono, grazie. Ma bello, mio fratellino. No. Scusa. La mia sorella. Sorella. Ah, your sister. Sister. Bravo, sister. Allora? Stai un po' meglio? Sì, anche se preferirei essere da qualche altra parte ora. Ma tu devi avere un po' di pazienza. Lo sapevo, pazienza. Pazienza. Ma che ci mette anche te a dimmi di aver pazienza? No, Falzini, al telefono. Chi mi vuole? Ma dice il Fausto Coppi. Fausto! Pronto? Fausto! Mi fa piacere sentirti. Sì, sto già molto meglio, sì. Eh? No, ma che? No, non faccio di testa mia, non ti preoccupare, dai. Sì, ascolto quello che mi dicono i dottori, certo, Fausto, davvero. Certo. Sì, no. Va bene. Ok, io appena esco ci sentiamo subito, vai. Ok. Perfetto, ti ringrazio Fausto, davvero, grazie della chiamata. Grazie mille. Ciao Fausto. Ciao. Vai senza forzare, te l'ho bello detto. Va bene così, eh? Ti fa parecchio male, eh? Un po' sì. No, ma ce la devo fare per forza, è un problema un po' fini qui. Oh, Valeriano, sta calmo, ora tu devi andare piano. Che si può chiedere a uno di correre di andare piano? Che ti chiedo io di smettere di respirare? È per riabituare i muscoli, tu lo sai, te l'ha detto anche il dottore. Il dottore? Ora viene uno dalla Girardengo per riallenarmi. Quando viene? Settimana prossima. Andiamo in sonso, si riparte, dai. Ce la fai? Ce la faccio. Vai, pulmi. Agile, poi comincia a forzare, ma senza esagerare, mi raccomando.
Che dici? Ce la farò per il giro di Lombardia? Penso di sì. Tu continua a allenarti come ti ho detto. Vedrai, non ci sono problemi. Ma glielo dica a Girardengo, mi raccomando. Ora la schiena sta bene, io al giro di Lombardia ci voglio essere. Tranquillo, Falzini, tranquillo, tranquillo. Tranquillo. Qui ragazzo c'ha carattere. Allenamento ieri, sì, ieri andò bene. Oggi. Valeriano, se non te la senti di fare il giro di Lombardia domani, non c'è assolutamente problema. No, 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 io mi sento bene e voglio correre davvero, anzi domani spero di fare una bella gara, altro che... Bene, se te la senti io sono contentissimo per te. Certo, costante, va bene. Buonasera, signor Girardengo. Buonasera. Francesca. Buonasera. Ciao, Valeriano. Che ci fai qui? Devo fare la cronaca del giro? Ti sei scordato che faccio la giornalista? Signor Girardengo, che mi dice di questo campione? Ha qualche chance di vincere? Sicuramente di ben figurare. Scusate, signori. Signor Girardengo, la desiderano al telefono. Però ha letto presto. Mi raccomando. Hai sentito? Ha letto presto? Ma che fine avevi fatto? Non ti sei fatto più sentire? Vabbè, è una storia lunga da raccontare. Io non ci ho voglia. Va bene. Allora me ne vado. Ciao. Ciao. Ah. Buona fortuna per domani. Sì. Proprio una gran fortuna. Era meglio se lei era stata zitta, vai. Perché? Non andò bene. La gara fu un disastro. Anche se... Anche se? Cosa? Come si dice? Si chiude una porta e si apre un portone. Sta andando tutto bene, ero nel gruppo di testa. Mancava l'ultimo tratto in salita, la nostra mi viene meglio. Quel maledetto Ane butta tutto all'aria. Su via, è una gara. E poi l'importante è che non ti abbia fatto male la schiena. Non dire certo, sono stato fortunato. Questo no, ma... Avanti! Valerio, che fai, le valigie? Sì, Fausto, torna a casa. Certi tifosi li dovrebbero arrestare. Dico io, come si fa a portare un cane ad una corsa? È ormai andata. Senti, Valerio, devo chiederti una cosa. Mi piacerebbe averti con me in squadra il prossimo anno. Sai perché Costante sia d'accordo? Fausto, io non so se faccio la squadra l'anno prossimo. E poi... Sto Vastenberg, pensavo da campione del mondo mi desse un po' più di soddisfazione. Io abituato a Simplex. Come? Nulla, nulla. E poi la Bianchi avrei sicuramente più possibilità. Allora Valerio, che dici? Che dico? Dio, non ci credo! Io, Valeriano Falzini, detto il pentolaio, nella Bianchi con Coppi! Non ci posso credere, non c'ho parole! Vado alle chiacchiere, a fine novembre a Milano ci sarà la fiera del ciclo del motociclo. Ti voglio su a firmare il contratto, capito? D'accordo, alla fine di novembre. Grazie Fausto. Grazie Costante. Figurati. Presto Valerio. Che è successo? Vuoi sapere che è successo? Sì. La vedi questa maglia, Corinna? Sì. Questa è una gran maglia. La vedi bene? Sì, e allora? Te la regalo. Perché? Perché? Perché l'anno prossimo a me tu mi vedi con la maglia della... Della? 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 Dimmelo, dai! Della Bianchi! Della Bianchi? Ah! Con Coppi! Certo, con chi se no! Va di là, mamma, vai! No, facci te! Vai, va a dirgli, io c'ho da fare, vai! Va bene, dai!
Dunque, Falsini. Guardi, lei può considerarsi un privilegiato. Ha visto? Il suo contratto prevede un guadagno di 100.000 lire al mese per 10 mesi, al pari dei suoi compagni più affermati. La ringrazio, dottor Zambrini. No, no, non deve ringraziare me, ma Fausto. E il nostro coppia ha grande fiducia in lei, Falsini, e ha preteso questo trattamento. Come si fa a dire di no al campionissimo? Io sono onorato di tutto questo e spero di essere un degno gregario di Fausto. Certo, Valerio, ci riuscirai di sicuro. E adesso, signori, andiamo a brindare. Si festeggia, si festeggia! Quanto manca? Ancora c'è tempo, Lorenzo. Sta tranquillo, eh? Tieni, leggi il tuo libro. Uffa, non ne ho voglia di leggere. Ce l'hai una caramella? Ok. L'ho finita. Se permette, ce l'ho io una caramella. Grazie. Ecco. Grazie. Tieni. Cos'è quel giornale? Questo? Il giornale di ciclismo. Io corro in bicicletta, sai. Ma il Giro d'Italia? Ancora no, però corro con Fausto Coppi. Accidenti. Io mi sa che devo scendere. Via, arrivederci. Arrivederci. Tieni, Lorenzo. Ciao. Te lo regalo. Grazie. Ciao. Arrivederci. Il nostro campione. Grazie. Oh, ti soldi, a te ti danno. Mi danno. Te ti danno, sì. Il Coppi, che ti ha detto? Il Coppi. E Zambrini, com'è? Ascolta, Valeriano, ascolta. Quando ti danno la bicicletta nuova, tu me la fai provare? Anche a me. Tante aree, Valeriano. Maria Pia! Beh, quando ricominci gli allenamenti per la Milano-Sanremo? A febbraio. Andiamo. Vabbè, dai, vai, va a festeggiare. Dai, vai, andiamo, vai. Festeggiamolo in media, vai. Ragazzi, oggi ci è andata bene con quei due poliziotti. Avevamo ragione noi, tu eri fuori carreggiata. Come gli hanno detto, tete, fanno 110 lire di multa e non sapete che evitate di andare in coppia per la statale. Meno male che ero io, hanno detto che tu eri. Meno male che ci sei te, Valerio. Se creavo di morto me la facevano a me la multa. Dai. Via, via, andiamo a riposarci, che domenica ci aspetta la Milano-Sanremo. Forza, ragazzi. E lì, come andò? Poteva andare meglio. Ma le sue mi sembrano corse a ostacoli, però, eh? Quasi. Quella Milano-Sanremo Fausto non la fece, perché c'aveva una frattura alla clavicola. E anch'io, insomma, stavo sempre peggio.
sempre più dolore. Infatti la corsa fu un mezzo disastro. Valerio, ieri ho visto il medico e il massaggiatore. Che ti hanno detto? Che mi hanno detto? Mi hanno detto che la tua schiena è messa molto male, Valerio. Non so se potrei reggere una corsa a tappe. Guarda Fausto, io sto bene. Un po' massaggi mi fanno adesso, mi fanno star meglio, davvero. Capito Valerio? Si tratta di correre tutti i giorni e non posso permettermi che tu a un certo punto debba ritirarti. Sarebbe un problema per tutta la squadra, capisci? Senti Valerio, a me dispiace più che a te. Non possiamo rischiare. Né tu, né tantomeno io. Dispiace. Dovrei saltare il Giro d'Italia. No, Fausto, no, dai, ma come il Giro d'Italia? Dai, Fausto! Non te la prendere. Non esiste mica solo il Giro d'Italia, ci sono tante altre corse. Sì, ma il Giro d'Italia è un'altra cosa, dai, lo sanno tutti. Sì, ma puoi toglierti tante altre soddisfazioni. Non ti ricordi che figurone hai fatto l'anno scorso con la Girardengo, lì, al circuito di Bordighera? Hai ragione, Serse. Adesso ti rimetti in sesto. Vedrai che a giugno sarai pronto per il Giro del Piemonte. Dai, Valerio. Allenati. Vedrai che bella corsa faremo. A Torino vinse Bartali. Era il 29 giugno. Un giorno che non dimenticherò mai. La brillante vittoria di Bartali al Giro del Piemonte. Il campione 37 conferma la sua potenza risultando l'attacco di Fornana sul rettilineo d'arrivo e tagliando vittorioso il traguardo. A poche centinaia di metri dall'arrivo, Cocchi stava preparandosi alla volata quando suo fratello Terzo è caduto rovinosamente picchiando la testa sul marciapiede. Ulteriori aggiornamenti nel prossimo notiziario. Oh, l'hanno portato all'ospedale. Ma com'è successo? Eravamo un gruppetto non distante dai primi. Un centinaio di metri prima di entrare nel velodromo, Serse ha messo la ruota della bicicletta sulle rotaie del tram. È cascato a terra, però lì per lì parlava, rispondeva alle domande. Qualcora dopo è crollato a terra e ora è in coma. Ma Coppi dov'è? È con lui in ospedale. Ma quale ospedale? Non lo so. Ma è grave. Non lo so, gliel'ho detto, è in coma. Thank you.
Coppi? Ci va al tour? Sì, sì. Godi alla fine l'ha convinto. Senza Fausto il tour non sarebbe nulla. Certo, chissà quanto potrà fare. Che vuole, dopo la morte di Cersei è stato un duro colpo. Erano così affiatati tutti e due. La vita a volte gioca dei brutti tiri, dottore. Valeriano, questa maledetta artrite non ti dà tregua. Bisogna ricominciare la terapia. Vabbè, tanto per il tour non c'era nulla da fare. Mi ha convocato. Certo, lei, dottore, dice bene. E io con questa schiena disgraziata, dove vuole che vada? Su, bisogna rialzarsi e andare avanti. Dai, non t'arrabbiare. Ora a casa si sta a riposo e poi si starà a vedere. Starà a vedere. Starà a vedere. Babbo. Però male è finita. Ma finiti che? Se non tu vai in bicicletta qualche altra cosa tu farai, no? Tu sei giovane, tu c'hai una vita davanti. E poi magari... magari con questa cura, eh? Oh, male male torna a fare il pentolaio con te. Ma che pentolaio? Andiamo? Falsini! No, qui. Ma è lunga. Lunga sti di tira. Valeriano Falsini! Sono io. E lei? Sì. Buongiorno. Buongiorno. Con il nuovo portalettere. Buongiorno. 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 Ho una cosa per lei. Ecco. E beh, col Coppi? Che ho saputo della disgrazia, ma poveretto. E mi è spiaciuto per Cersei, mi è spiaciuto per Coppi. Io sono un suo grandissimo tifoso. Anche Bartel è bravo, eh? Sì. Ma Coppi, quando fa quelle salite... E sembra veramente un erone che vola, eh? È un soprannome azzeccatissimo. Comunque non si deve preoccupare, per me si riprende. Speriamo, dai. E lui è un grande campione. Sì. E i grandi campioni non si arrendono mai. 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 Senta, ma questa lettera me la dà oppure l'è ancora da scrivere? No, gliela do, sono venuta apposta. Ah. Ha visto? È anche colorata ed è anche profumata. Questa l'ha scritta una donna, eh? Sì. Sì, d'altronde, quando uno è un campione fa le conquiste. Grazie. Prego. Ma che gliela devo anche leggere? No, no, non c'è problema. Io devo continuare il giro, eh? Ora vado, spero che siano buone notizie. Speriamo. Arrivederci. Arrivederci, buon lavoro. Buon lavoro. Buongiorno. Ciao. Vabbè, sì, si fa dopo, eh. Valeriano carissimo, ho chiesto tue notizie alla sede della Bianchi e mi hanno detto che adesso sei a casa per un periodo di riposo. Ti auguro di poter tornare presto in sella alla tua amata bicicletta. Non so quando potremo rivederci e soprattutto se ci rivedremo. Io sono in partenza per Lugano. Il lavoro che mi hanno proposto mi piace molto e spero tanto che sia l'inizio di una brillante carriera come giornalista. Con te sono stata bene. Non potrò mai dimenticare i giorni passati insieme. La tua gentilezza, la tua simpatia, la schiettezza del tuo modo di essere. Non credo di sbagliarmi se dico che nessuno di noi due ha mai pensato ad un futuro insieme. Non ti pare? Ma forse è stata proprio questa leggerezza che mi ha fatto vivere momenti d'amore che resteranno fra le cose più belle che mi siano capitate. Spero che anche per te sia stato lo stesso. Buona fortuna, pentolaio. E un augurio per il tuo futuro. Un abbraccio e un ultimo bacio. Francesca. Francesca. Che c'è? Nulla, nulla. Se
Senti, ma quando è che vai a Milano? Settimana prossima. Si va a casa? Sì. Andiamo. Aiutami. Andiamo. Valerio. Che fai? Guardo. Biciclette. Soltanto biciclette. Chissà che penseranno loro di noi. Che l'amiamo alla follia come fossero delle donne. Delle belle donne. Ma poi ne varrà tanto la pena mangiare tutta quella polvere per arrivare prima al traguardo. Forse per me. Viene a mangiare a quintali. Scusa, Valerio. Non so cosa pensi. Sapessi quanto mi costa essere qui a parlarti adesso. Sa già il motivo di questo incontro, vero? Senti, con la Bianchi non è più possibile rinnovarti l'ingaggio. Però se c'è qualche circuito dalle tue parti, io ti chiamo, va bene? Senti, io ti giuro che se vinco un'altra volta il tour, questa bici è tua. Adesso cosa fai? Pensi di tornare in Toscana? Non lo so. Magari trovassi qualcosa più al nord. E quella Francesca? Non è una storia seria quella. No? E quell'altra, quella al paese? Scommetto ci pensi ancora. Sarebbe meglio pensarci. Sono in essere già sposata, boh. Ascolta, ho pensato a una cosa per te. Conosco un regista di cinema. Ecco, io ho parlato di te. E potrebbe farti fare una parte al cinema. Davvero? E così ha detto addio alla bicicletta. Tornerò a correre con i dilettanti. Perché io la bicicletta non l'abbandonerò mai. Bene, Falsini, il provino è finito. Le faremo sapere. Ma come, scusi? Non me lo dite se va bene per il film. Quanta fretta, Falsini, prima dobbiamo visionare i provini, poi vedere se c'è una parte che è adatta a lei. Solite routine. Vabbè, ho capito, via, perdo tempo. Grazie. Arrivederci. Arrivederci. Prego. Valeriano. Sì? Volevo comunque dirti che mi ha fatto molto piacere conoscerti. E che se anche il destino alle volte sembra crudele, sembra che ci voglia mettere fuori gioco, tu non smettere di giocare. Perché non tutti possono essere campionissimi. Lo so. Come Fausto non ci può essere nessuno. Sì, ma tu non smettere mai di pedalare. Perché non c'è niente di più duraturo e vero di un sogno che rimane un sogno. E non te lo scordare. Thank you.
Isonzo mi ha detto che saresti tornato oggi. Che ci fai qui? Valeriano, aspettami, ti devo parlare. Te che mi ha aspettato? Ma che credi, che mi sia sposata davvero? Perché ora ci si sposa per finta, eh? Guarda che era solo per farti ingelosire. Ingelosire? Sì. Ingelosire. Oh, ma Dio è stato se sta gelosa, eh? Dai, si fa un pezzo di strada insieme. Sì. Si accende la luce rossa, il tuo volto sulla pellicola. Provi uno sguardo da duro, immaginandoti un'altra vita. La luce punta negli occhi, come un interrogatorio. Ad avere una bici ora, saresti in cima al Mortirolo. Ma pedala, pedala giorno per giorno, perché la miglior vittoria è quella senza traguardo, quella che non passa alla storia. Il chiodo sul muro aspetta che tu appenda la bicicletta. Ma tu resta saldo in sella, ma tu non dargli retta. Ma tu resta saldo in sella, tu non dargli retta. A gennaio ci si mette il cappotto, scivolando tra i ricordi ed il destino. Ma quella pioggia che cade all'improvviso, ogni goccia ti racconta di un sogno finito. Ogni goccia ti racconta di quel sogno che non è finito. Si accende la luce rossa, il ciak, l'azione e la critica. Se non passi un provino così, puoi fare a meno della tua tecnica. E vanno i pedali impazziti, rotolando sulla tua strada. Ma tu resta saldo in sella, finisci la tua gara. Ma tu resta saldo in sella, finisci la tua gara. A gennaio ci si mette il cappotto, scivolando tra i ricordi ed il destino. Ma quella pioggia che cade all'improvviso, ogni
goccia ti racconta di un sogno che non è finito. Ogni goccia ti racconta di un sogno infinito. E senza una miss che ti bacia sul podio, senza la folla che grida all'arrivo, in piedi sui pedali mostrando il sorriso, una barzelletta al volo col sudore sul viso, una barzelletta al volo col sudore sul viso. A gennaio ci si mette il cappotto, scivolando tra i ricordi del destino, ma quella pioggia che cade all'improvviso, ogni goccia ti racconta di un sogno che non è finito. Ogni goccia ti racconta di un sogno infinito. A gennaio ci si mette il cappotto, scivolando tra i pensieri del destino, ma il campione ti regala un altro sorriso. Una carezza ci racconta di un sogno che non è finito. Una carezza ci racconta il tuo sogno.